Perché non dormi ancora un po'? Buongiorno. Grazie, faccio io. Pian, pian, il passapian. Hai già ordinato anche la colazione. Le voilà! Cos'è tutta questa fretta? Hai tanta fame? No, no, lascia. Quando imparerai a stare fermo? Su. Oggi andiamo in mare, vero? Sì. No, no, no. Prendiamo il pattino? Servo io. No, no, il latte no. Senza marinaio, vero? Non so che noia ti dà, poverino. Gli fai certi dispetti? E invece, perché non te ne vai mai a giocare con quei bambini inglesi? Ma quelli sono stupidi, sono. Non sanno niente di niente. Tu cosa credi di sapere se non sai niente? Come non so niente? So molte cose, invece. So che il tuo profumo si chiama Guerlain, so cosa leggi, so tutto sui tuoi vestiti. E poi, a volte solo, so cosa pensi. Ah, sì? E adesso cosa penso? Adesso pensi che io ti voglio bene. Questo è quello che pensi tu. Ho indovinato, mamma. Dimmi se ho indovinato. Sì, hai indovinato. Durante quel mese di villeggiatura, Agostino e sua madre stavano sempre insieme. Agostino accanto a lei si sentiva sicuro come se il giorno si caricasse di significati che solo la madre conosceva e che gli avrebbe rivelato. Tutto ciò culminava in una sensazione di grande purezza che lo riempiva di allegria. Andiamo, su. E adesso metti questo. Ora prendiamo il pattino e andiamo al largo, eh? Dammi. Ah, come sei magro. Devi mangiare di più. Sì, sì, va bene, ma fai presto. In mare, si parte. Passo mi par un sì. Va bene. Mamma, vieni. Mamma. Andiamo. Ti piace? Quando l'hai comperato? Perché non me l'hai detto? Che curioso che sei. L'ho comperato. Perché dovevo dirtelo? Certo che devi dirmelo.
Agostino, vieni qua, vicino a me. Subito. Guarda laggiù, una medusa. Cosa? Guarda. Dov'è? Là, non vedi? Io non la vedo. Guarda laggiù in fondo. Ah sì, adesso la vedo, ma non sembra che sia viva. Come può essere viva? Guarda, non si muove. Perché è così trasparente? Sembra di vetro. Non si devono toccare mai. E perché? Sono coperte da una sostanza che irrita la pelle, la stessa che le fa brillare di notte. Come brillare? Una sostanza luminosa. Di notte si distinguono chiaramente. Respirano con molta lentezza. Si aprono e si chiudono proprio come i fiori. Ma guarda, non sembra un animale vivo. Non ha occhi, non ha bocca. Sono animali invertebrati. E hanno un nome che non ricordo. Mi pare celenterati. Tu come lo sai? L'ho studiato e adesso mi è venuto in mente. Quante cose sai. Vieni, vieni Agostino. Guardami mamma, mi tuffo. Senti come ti batte il cuore. Guarda mamma, la medusa! Ma tu... Scappa! Riposati un pochino, su, su. E adesso voltati. E rimani voltato, eh? Agostino ubbidiva e si sentiva fiero come qualcuno a cui fosse concesso di partecipare ad un rito. Dietro di sé il corpo della madre, nudo al sole, avvolto in un mistero cui doveva una grande venerazione. E a lungo restavano nel suo animo il turbamento e l'infatuazione di questa sua filiale vanità. Una mattina, mentre stavano sdraiati, l'ombra di una persona parò il sole davanti a loro. Buongiorno. È già stata in mare stamani? Non ancora. Posso invitarla, facciamo un giro in motoscafo. Ma lei non è in compagnia? Non sempre. Allora viene? Sì. Non stare sempre lì, muoviti un po'. Va a giocare, io torno subito. Con una felicità gioiosa la madre accettò l'invito, come se avesse deciso dentro di sé di non lasciarsi sfuggire l'occasione e appena si presentasse di coglierla senza esitare.
piace? Guidare? Vieni qua. Vediamo se sai guidare, eh? Questo è l'acceleratore, ma tu non devi adoperarlo. Tieni il volante forte. Hai capito? Eh? E va dritto. Non si muove mai, non si vede mai. Sta sempre col ragazzo? Sì, mi piace stare con lui. Sa che lei ha l'aria di una donna intoccabile? Sì. Comunque, lei non manca di compagnia, mi pare. Il motoscafo? Ti piace guidarlo? Eh? Ti piace guidarlo? Sì, grazie. Non sei un uomo di molte parole, tu. Con me è un chiacchierone, domanda sempre. E lo metto dei mille perché. Perché? Perché? Mira l'ostino. Agostino, perché non vieni? Su, è calda, buttati. No, non ne ho voglia. Non fare il muso. Vedi che figlio serio che ho? È sempre così serio? Al contrario. Aiutami, su. Su. Per la prima volta sentì il ventre materno chiuso nel costume fradicio, percorso da un fremito oscuro e vitale, e pur provandone un vivo senso di ripugnanza, per un'ostinazione dolorosa non volle asciugarsi. Freddo, eh? Adesso l'asciugo io. Vuole? Sì, grazie. Ecco. Ancora freddo? No. La prego. Ecco, vediamo. Questo chi è? Luigi XV. Va bene, adesso questo. Robespierre. Brava, adesso
Guardiamo un altro. Per qualche giorno il giovane non si fece più vedere. La vacanza continuò allora felice. Agostino e la madre stavano sempre insieme. Cameriere? Che prendiamo? Due gelati. Sì. Due coppe, va bene. Subito. Sì, grazie. Questa musica fa venire in mente l'Austria. Sì, è vero, ma tu come fai a ricordarti? Ma sì che mi ricordo. Davvero. Guarda che tipo strano. Parla piano, è un pittore famosissimo. Lo conosci? Sì, di vista. Come si chiama? Non mi ricordo. Insieme scoprirono che i loro volti avevano molti tratti in comune. Spesso si trovavano a dire la stessa cosa con le stesse parole. La madre spiegò ad Agostino il senso della frase affinità elettive. Se gli fosse venuta a mancare questa intimità, pensava Agostino, cosa sarebbe rimasto della sua serena felicità? Vieni, vieni a vederla da qui, guarda. Da qui è ancora più bella. Edi Martini, quando ero alla facoltà di lettere a Padova, la vedevo ogni giorno. Com'è bella. Guarda, sembra una montagna di marmo. Andiamo laggiù. Vieni. Sembra un calco di Pompei. È bellissima. Vieni. Spesso le intuizioni infantili del figlio chiarivano il suo pensiero. Agostino sentiva in lei la fierezza di questi momenti. Hai visto? Che strano questo pittore. Si chiama Redon. È un pittore dei primi del secolo. Ma per la verità non è molto conosciuto. Non mi piace. Guarda, sembrano brutti sogni. Ma non era sempre così. Pum pum! Come sta? L'abbiamo fatto aspettare, eh? Affatto. Ci furono nuove gite. Ad Agostino toccò accompagnarli ed assistere alle loro conversazioni, ai loro bagni. Si sentiva vergognoso e superfluo. Sperò che i due comprendessero e si decidessero a lasciarlo stare. Ma alla fine egli era sempre più debole e pietoso di sua madre e del giovane. Non si va in mare oggi? Ti ho detto, non lo so. Si fa aspettare, eh? Che hai detto?
cosa vuoi? Stiamo giocando. Non ci devono vedere. Perché non ti devono vedere? Ma sta zitto. Sono scappati, va. Se ne sono andati. Chi? A te che te frega. Gioco anch'io, con voi. Ma va, con quella faccia lì. Ti do quello che vuoi. E che mi dai? Questo. E che ce faccio? Lo vendi. Bravo furbo, così mi avete annunciato, eh? Ce l'hai sigarette? Sì. Questa me ne pecco io, sa. Qui che c'è? Ecco, pure 1000 lire, eh? Come ti chiami? Agostina. Che nome? Che sei nato in agosto? No. Io mi chiamo Roma, te va? Andiamo, va. Se per chiami vedo spacca la testa. Perché? Perché, perché? Lo sa lui il perché. Vieni via, dai. Che fumi? Non mi piace. È tua madre che non vuole. Sto, fuma. Deficiente, così si fa. Io ci scommetto che tu non sai fare il fumo dagli occhi. Metti una mano qua. Guardami piazza negli occhi. Guarda. Sì, pecca da questa. A chi lo fa, eh? Tu lo fa? Tu lo fa, scoppa, eh? Che ti ho fatto? Ti ho dato le sigarette. Spacco un doio, sa. E torna dalla mamma, va. Siamo arrivati, da così. Quella è la ta. Questo è agosto, è uno dell'Alperco. Mi è venuto dietro, mi è venuto. È bella cosa che mi è venuto dietro, eh? La 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 la. Hai avuto paura, ti sei nascosto in una cabina, così il bagnino ci ha visto e siamo dovuti scappare. Non è vero, Agostino, diglielo anche tu. Veramente? Sì, è vero. Disgraziato, ti spaccherai il muso. Me. Ai, 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 sigarette, queste le prendo io. Dammi le sigarette, ti spacco il muso, io sa. Dammi le sigarette, dammi. Forza, dai, Antonio! Forza, vai, Leonora!
A me le sigarette. Dai, andiamo. E se non te le volesse dare? No, portile dentro. Aveva una voglia, respirava forte, si muoveva tutta, no? Lui la teneva ferma, poi l'ha presa e zoom! E poi con l'altra mano le ha tirato giù il reggiseno. C'aveva un peito grosso come una luna. Sembrava un trofeo, sembrava. Ma la che sta? Se ci sta, ma con chi le pare a lei, mica con morto di fame come te. E questo da dove salta fuori? Questo l'ho portato io. Nella sua spiaggia ci sono tutte donne elegantoni. Ne hanno una voglia. Artirola, gli danno pure i soldi, gli danno. Costino, che ne fanno di tutti i colori. Su madre è un tipo. Quelli coi sorti, sa tutti depravati. Dai, Acosto, racconta. Ma che cosa devo raccontare? Siete ricchi, no? Credo di sì. Quanto? 1 milione? 2 milioni? 3 milioni? Non lo so. Avete una casa grande? Sì, abbiamo 20 stanze. Sparone che sei! Certo, abbiamo 2 salotti e poi c'è lo studio di papà. Il cornuto! Papà è morto. Allora sua madre la sei vedova? Già, si capisce. E dentro quei salotti che ci fate, eh? E che non lo sa che ci fanno? Ci appallano, ci ridono e poi ci fanno l'amore alla notte, eh? No, l'amore no. Se io vengo a casa tua e ti dico come qua, te che faresti? Ti direi di andartene via. E su me lavato. Chiamo i camerieri. Pure i camerieri. Lo sai che farei io? Eh? Mi metto in mezzo alla festa e comincio a strillare da mucchio di traiette Porsche. Roma, sei una porca. Di un po', ma tua mamma, l'amante, ce l'ha, eh? No. Sì o no? Omini, ne conosce? Certo che ne conosce, no? E che fanno? Si baciano? Certo che si baciano, no, pappagallo. Si baciano, Agostino, eh? Si baciano, dai, dimmi la verità, eh? Così! Ma non ti vedi che non sa niente? Come non sa niente? Allora, Agosto, un uomo e una donna, cos'è che fanno? Un uomo e una donna. Chi che lo dice, dai? Io! E piantatela voi, io glielo dico, io! Ma se non ti lo sa neanche a te? Ma costi, Sati? Che lo dica chi c'è stato? A Sandro, diglielo a te! Sandro! Diglielo! Cosa ti devo dire? Non è niente di speciale. Non ti hai mai visto 2 cani? Scarpa, faglielo vedere tu. Vieni, Moro, glielo facciamo vedere noi. Mi fa solo metti la mamma di Agostino. Adesso ci divertiamo. Dai a scarpa, dai! Faglielo vedere tu! A te senza mo! A te senza mo! A te senza mo! Taglie! Aprete sesamo! Andiamo a fare il bagno!
Dai, Berto, lascialo perdere, andiamo! Olè! È una donna, nient'altro che una donna, si ripeteva. Dopo quel giorno incominciò per Agostino un tempo oscuro e pieno di tormenti. Gli erano stati aperti per forza gli occhi, ma quello che aveva preso era più di quanto potesse sopportare. Nascosto spiò l'intimità della madre, gli occhi fissi laddove il giorno prima non avrebbe osato levarli. Adesso, alla luce delle rivelazioni del Saro e dei ragazzi, sua madre gli appariva in una maniera tutta nuova, piena di un'evidenza impudica. Ma come? Sei qui, caro? Quando sei tornato? Pronto? Buonasera. No, non vengo. Non faccio il bambino. Che parole grosse. Domani non so, questa sera assolutamente no. Così. Vado a letto. E in questo momento non posso parlare. Buonasera, Renzo. Siete stati soli oggi, senza di me. Non parliamone più di oggi, va bene? Fai presto, è già tardi, devi ancora vestirti. La gita della madre si prolungò più del solito. La spiaggia si era già vuotata. Agostino aspettò. Immaginava la madre abbandonata tra le braccia del giovane, sicuro che quel giorno fosse accaduto ciò che la sua presenza aveva sin allora impedito, in quel modo che dicevano i ragazzi e il Saro. Amava la sola donna che gli fosse dato di avvicinare. E questa donna era sua madre. E allora, cosa hai fatto? Mi sono molto divertito. Sono andato con i figli dell'ingegnere. Ah, sì? Coi tali, i nostri vicini di cabina, sai. Siamo andati in mare, abbiamo raggiunto una barca di pescatori e poi abbiamo fatto un bagno. E tu? Tu dove sei stata? Al faro. I pescatori dipingevano delle conchiglie. Volevo comprarne una. Ma non avevo i soldi. Beh, ora dormi. È coperto. Mi racconterai domani. Voleva osservare bene in lei le tracce di quella giornata e si domandava come facessero i ragazzi più grandi di lui ad amare la propria madre e a sapere quello che egli stesso sapeva. L'estate stava per finire. Pochi villeggianti, radi ed isolati, indugiavano ancora in quel debole sole di settembre. Ma quanti giorni vuoti e infelici per Agostino, prima che quella vacanza finisse. Egli avvertiva che dentro di lui qualcosa stava cambiando e sentiva che le ironie pesanti dei ragazzi sulla madre avrebbero affrettato questo cambiamento. E proprio per questo dovevano essere ricercate e coltivate
quelle ironie. Perché poi desiderasse tanto di non amare più sua madre, non avrebbe saputo dirlo. Non capisco. Sei sempre in giro, in spiaggia non ci stai, te ne vai senza dir niente. Mi stufo, del resto anche tu ti stufi, sei sempre via. Puoi venire anche tu con noi, Renzo te l'ha detto tante volte. Renzo è amico tuo, non mio. Perché mi rispondi così e con questo tono? Non ti riconosco. Scusami. Chi sono questi nuovi amici? Certi ragazzi, te l'ho già detto. Scusami, ce ne sono tanti anche qui di ragazzi simpatici. Ma in albergo non ci stai mai un minuto? È una tomba, non lo vedi? La gente qui sono tutte mummie. Guarda, là, quella signora con quegli occhi. C'è una palpebra pelosa tipo coleottero cavernicolo. Laggiù in fondo, un'altra con le gambe elefantine. Grosse, così, guarda. È insolente pure. Non parlare forte. Io vorrei proprio sapere perché i ricchi qua sono tutti così brutti. Scusa, c'è il campionario della borghesia. Sono tutti ricchi sfondati, sono brutti e anche stupidi. È strano, dovrebbero essere belli. Sono troppo ricchi per essere belli e troppo vecchi. È vero, anche i bambini sembrano tutti dei vecchietti. Ma tu sei molto bella. Eppure sei ricca. Su, ora a riposare. Oggi a riposare no. E dove vai? A fare un giro. No, caro. Oggi resti in albergo. Torno subito. No, caro. Se vuoi, gioca nel salone. E quando scendo andiamo a fare un bagno insieme. Va bene? Va bene. Andiamo. Su, su. Want to play with me? No, thank you. Conosci i miei fratelli? Non sapevo che tu avessi tanti fratelli. Lo sai? Quest'anno vorrà anche lui in collegio al Montana. Ah. Hai avuto Frauguez quest'anno? Sì, poverina. Guarda che bella serie di francobolli del Ghana che mi ha mandato. Che gentile. E tu che fai? Mi annoio. E tu? Anche noi abbastanza. Se Dio vuole, fra un mese ce ne torniamo su in collegio. Per fortuna anch'io. Ciao. Come gli apparivano scoloriti i ragazzi ben educati, i loro svaghi regolati dalla sorveglianza delle governanti, come erano noiosi i loro discorsi sulla scuola, sulle collezioni di francobolli. Un desiderio irresistibile lo spinse a raggiungere la banda dei ragazzi che esercitava sul suo animo un'oscura attrattiva. Avrebbe voluto diventare come loro, così indifferenti e felici. Dai, Roma! Oh, attenti te, beccata questa! Ho vinto! Fermo, aspetta. E lasciami! Misuriamo prima! Tanto si vede che ho vinto.
4 e 4 8. 4 e 2 6. Tiè! Che ha vinto Agostino, più sono ricchi più vincono. Agosto, via qua! Te lo faccio giocare alla lotta! No, 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 li ho vinti e me li tengo! Stupido! Stupido deficiente perché sei ricco! E tu sei un morto di fame! Ecco cosa sei! Che ha detto a me? Che sei un morto di fame! Roma! Voi altri aspettatemi qua. No, te aspetta qua. Però uno di noi deve venire a quartare. Vieni Agostino, dai Agostino. Sì, vengo io. Furbo lui, se porto la testina che furba, hai capito? Io mi porto chi mi pare. Io lo so dove andate voi. Dalla vacca tecla vanno. Andate dalla vacca tecla, eh? E chi è la vacca tecla? È una che sta là, vedi? Con 3.000 lire fa quello che vuoi. E tu ci sei già stato? Sì, ma per niente. I soldi chi ce li ha? Vieni, andiamo a spiare. A quest'ora dorme. Lei lavora di notte. Vieni. Guarda. Va con tutti, proprio con tutti. Basta avere i soldi. E come si fa? Come si fa? È semplicissimo. Ti va dentro, la saluti, perché è molto nervosa. Sai, quella è capace di tirarti una pignata in faccia e poi fai finta di parlare un poco e dici andiamo di là e la ti porta a letto. Va dentro. Che cos'hai, Agostino? Perché mi guardi così? Non me lo vuoi dire? Ma che ti succede? Vieni, Agostino, lasciami qui. Fatto? Ma che bravo il mio bambino. Il mio bambino triste. Vieni qua. Amore, vieni qua. Gli sembrava che i rapporti con sua madre avrebbero dovuto chiarirsi e che lei stessa avrebbe dovuto capire il malessere, il fastidio, la ripugnanza che destavano in lui ora le sue carezze.
da quel giorno cominciò a spiare e a sorvegliare sua madre, con il preciso proposito di distruggere l'aura di dignità e di rispetto che sin allora aveva avuto ai suoi occhi. Non voleva amarla più, per il risentimento di averla creduta così diversa da quello che era. Gli restava però un senso torbido di impurità, che solo la compagnia dei ragazzi ancora più impura e quel dileggio brutale su sua madre riusciva a distrarre. Buongiorno. Beh, cosa c'è? E gli altri dove sono andati? Sono andati all'isola. Vedare, vedare, che un giorno o l'altro ci appare una scarica del sale nel culo. Io non ci sono andato, Saro. Non ti sentà perché non te voleva. Non ci sono andato per restare con te. Per non darmi del tumor, non siamo mica fratei. Stasi e sta al tuo posto, capio? E quando torneranno? Stasera tardi. Ma se volemo potremmo andare anche noi. E come? Con la barca. Andiamo con la barca, che bello! Se tutto va bene, in mezz'ora che siamo. Io ci sto, ma se sono in giro a isole, come si fa a trovarli? Li troviamo, li troviamo. Andiamo, Agostino. Agostino, senti. Io e il Saro abbiamo da fare, non vogliamo gente. Hai capito? E allora fammi il piacere, vai per conto tuo. E perché? Perché abbiamo da fare. Io ci voglio venire invece. Non devi venire. Ma lasciami stare. Senti, vieni un'altra volta, un'altra volta. Te lo prometto, Agostino, te lo giuro. No, ti ho detto di no. Te lo giuro. Ma perché non ci posso venire? Guarda, ti do queste, guarda, te le do tutte. No. Ma che vuoi? Io vengo all'isola. Dai, Agostino. Tu spingi. Saro. Avviati. Fammi venire, Saro. Che t'ho fatto? Va col vapore per le secche. Saro, che t'ho fatto? Saro. 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 Che t'ho fatto? Dai, ciappa il timone. Ecco. Sta attento, Ti è fermo, capito? Sì, ecco. Bravo. Fermo, Aspetta. No, 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 dall'altra parte. Ecco, così, bravo. Io, no, un pochino di più, Fermo, fermo. Beh, così. E la barca ancora di più. C'è la scuola? Sì. Che classe te fa? La terza media. Cosa ti insegna? Italiano, latino, storia, geografia, altre cose. Quanta roba che ti insegna e ti piace? Certo. Abbastanza. Poesie ti che ne sa? Sì. Ti me ne dici una? Non so quale. Non importa, quella che ti vuole. Goethe. Vento grande, notte fonda, chi cavalca nella notte? Stretto stretto tiene il padre fra la morsa delle braccia il figliolo. Come a scudo contro il gelo che minaccia, contro i torbidi fantasmi che di notte escono a frotte. Figlio mio, perché nascondi con orrore il tuo visino? Mi lasci!
lasci, per favore. Ma cos'è che ha paura? Per cosa ti ha paura? Mi son buono, sa. Se voglio, posso pestare la testa della gente così. Ma sono buono e perdono. A perdonare mi ha insegnato. Ti che ne sa ancora poesia? Eh? Sì. Dimmene un'altra. I cipressi che a Bolgheri alti e schietti van da San Guido in duplice filar quasi in corsa, giganti giovinetti mi balzarono incontro e mi guardarono. Ehi, ciao. Ti vedi l'isola? Cosa c'è da ridire? Vuoi fare il furbo, eh? Bugiardo, mentina, mentina! Cosa c'è di male? Gli ho recitato una poesia. La poesia! Chiedetelo a lui se non è vero. Domanda l'oste se il vino è buono, Saro. Vieni con me. E tu cosa vuoi? Disgraziato. Agostino, me la dici pure a me la poesia, eh? E dimmela pure a me la poesia. Ma dai che a me me la dici la poesia. E dai, e dimmela! Dimmela! Dagele! Dagele! Ciao Roma, finiscila. Via via. Ma fattene, fussa via. Saro, che avevamo fregato un sacco d'ingurie. Dopo il cane si è messo ad abbaiare ed è arrivato il vecchio. Va via, moro. Si è venuto fuori il vecchio col fucile e si è messo a gridare. Lazzaroni, nati dei cani! E noi via a correre sulla barca e lui a sparare. E va via. Per fortuna che il vecchio si è messo orbo. Roma allora, quando siamo stati lontani, si è messo a gridare che è un cornuto. Dovevi vederlo il vecchio. Saltava sulla riva e gridava che sembrava un mato. Guarda, gli avevamo anche rubato le pannocce. Dammene uno. Vieni qua, Agosto. Provò un
disperato desiderio di lasciare alle sue spalle i ragazzi, il Saro, la madre e tutta la vecchia vita. Chissà se esisteva un paese dove sarebbe stato accolto come voleva il cuore e dove gli sarebbe stato possibile dimenticare tutto quanto aveva preso per poi riapprenderlo senza vergogna né offesa, nella maniera dolce e naturale che doveva pur esserci. Perché mi prendono sempre in giro? Il Moro è arrivato col barcone degli spazzini. Ha detto che tu eri andato in barca col Saro. Sì, è vero. Io col Saro non ci andrei solo in barca. E perché? Come perché? Non lo sai? Va là, furbo, che lo sai. No, non lo so. Vieni, che te lo dico. Sono mangiata l'anguria, venite a vedere, loro se la sono mangiata, ma mica ci hanno chiamato. Agostino gliel'ha data, avete visto? Mentite! Mentite! Noi non le vogliamo le mentine! Ma Sandro, andiamo a far pagare tutti! Tu, Agostino, così ci fai vedere lo spogliarello! Agostino, se a Barciano non gli è parato madre cosa ignuto, che direbbe? Ci sarebbe? E ta che ci sarebbe? Una bella guardata intorno e poi... Forza Roma? Pum! Andiamo, Agostino. Si può sapere? La verità gli ho detto. E cioè? Se fai ancora il ruffiano col Saro vado da tua madre e dico tutto. Ma mia madre non sa neanche chi siete. Guardate che teatro! Le mentine gelose! Su, datemi un bel bacetto che vi faccio una bella fotografia. Dai, dai! Guarda che roba! Sono matti! Come te,
pareva ingiusto che in quel mare, sotto quel cielo, corresse una barca così colma di cattiveria, con quel Saro beato e gonfio. Si augurò che affondasse e pensava che sarebbe morto volentieri, tanto si sentiva anche lui infetto e come pacato. Sei offeso col Moro? Sì. E tu fagli paura. E come? Picchia. Se tu mi aiuti. Perché ti dovrei aiutare? Io non sono mica come voi. Sono cose vostre. Fra te e il Moro. Ma per chi m'hai preso? Lasciami. Lasciami. Ho detto lasciami! 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 Io non sono come Tripoli! Anche Sandro partecipava a credere alla calunnia. Il solo che gli avesse mostrato un po' d'amicizia. Quest'incidente gli diede la consapevolezza di non appartenere più al suo mondo e tuttavia di non poter neppure far parte dei ragazzi della banda. Troppa delicatezza restava in lui. Così si trovava ad aver perduto la primitiva condizione senza per questo essere riuscito ad acquistarne un'altra. Sembra che non ci abiti nessuno qui. Già, è vero. Dove siamo? Siamo dalla parte dell'estuario. Mi vede, signore? In fondo che c'è il cimitero. È vero che i morti sprofondano nel mare? Dicono. È vero, signore. Ma come? Perché la terra si è umida e sotto che c'è l'acqua che corre, si vede anche. Fa delle buche e, insomma, adesso non so spiegarti. Ma che discorsi lugubri. Allora, se sprofondano nel mare, sono qui intorno a noi, che nuotano. Già, saranno intorno a noi. Basta con questi discorsi. Va bene. E quella, cos'è?
Quella è la casa degli spiriti. È abitata? Ci stava un inglese. La casa era senza vetri, si poteva vedere da una parte all'altra delle finestre. Era un tale che sapeva organizzare le sue feste. Un tipo strambo, matto. E poi l'hanno chiuso. Perché? Come perché? Perché metteva gli invitati nel suo giardino tutti nudi. Immobili proprio come se fossero delle vere statue, insomma. E la gente passava e naturalmente protestava, ma continuava le sue feste a illuminare i suoi ospiti come fantasmi. Hai paura te, mamma? Io sì. Ma no. Vieni qui vicino a me, Agostino. Non devi aver paura. Si divertivano, sai? E come? Di tutti quei giorni passati non gli restava che un senso torbido di impurità. Gli pareva di aver barattato la sua innocenza con una condizione confusa e ibrida. Che serviva vederci chiaro, se questa chiarezza non portava che nuove e più fitte tenebre? Spesso poi sognava gli incubi più angosciosi, che gli rivelavano definitivamente i suoi veri nascosti desideri.
sentirsi sciolto dall'amore materno, tagliare per sempre quel legame di sensualità torbida e sviata. Questo gli appariva lo scopo più urgente da raggiungere. Egli doveva presto, molto presto, frapporre fra sé e la madre l'immagine di un'altra donna. Agostino, dove sei stato? Sono stato a pescare. Con chi? Vai fuori anche stasera? Sì. Con Renzo? Sì. Agostino, troverai la cena in camera. Sandro! Sandro! Agostino, cosa ti fa in giro a quest'ora? Scommetto che indovino. Allora non scherzavi, eh? Guarda, ho i soldi. E dove li hai trovati? Eh? Li ho presi dalla borsa di mia madre. Ti sei fatto furbo? Bravo. Sei stato di parola. Andiamo. Ma ci sarà Tecla. Non sarà andata via. Dove vuoi che sia? Adesso è l'ora buona. È la prima volta, eh? Sì. Non c'è niente da aver paura. Basta che lasci fare tutto a lei. Ma con me ci verrà. Ma tu lo vuoi? Io voglio diventare come te. Glielo dici tu, vero? Sì, sì.
Tecla. Beh, cosa ti vuol, delinquente? O ti va via o siamo i carabinieri? Ma go i soldi, guarda. Apri, non far baccano. Entra, va per stavolta. Ciò, è questo? È un amico. Ma come ti permetti di portarmi in casa un puteo? Lo voglio mocciosi. Via, vado a tomare. Fora. Mi faccio fora. Entrare. Fora, la prego. Vieni, vieni, perde qua. Nulla era accaduto, nulla era cambiato. Il giorno dopo sarebbero ricominciate le beffe dei ragazzi, il tormento impuro dei rapporti con sua madre. Ancora molti anni si frapponevano fra lui e quell'esperienza liberatrice. E a questo pensiero sentiva nel suo animo una sensazione amara di non poter mai possedere alcuna donna. Non dormi? Voglio andare via di qua. Perché? Che hai? Non stai bene qui? Mamma. Voglio che tu non mi tratti più come un bambino. Va bene. Ti tratterò come un uomo. Come un uomo non poté fare a meno di pensare prima di addormentarsi. Ma non era un uomo. E molto tempo infelice sarebbe passato prima che lo fosse.